Amici della Last Live, siamo in compagnia dell'allenatore, lo Swindon Town, il grande Paolo Di Canio. Ciao mister, buon pomeriggio. Sappiamo, abbiamo visto insomma il tuo curriculum, Gardini, nuovo direttore generale dell'Elas Verona, è stato un tuo dirigente a tempi della Lazio. La tua opinione a riguardo appunto il direttore generale nuovo dell'Elas Verona? Ma io devo dirti che è un grandissimo ricordo, perché tornavo appunto alla Lazio, c'è avuto un periodo quando sono tornato e posso solo che parlarne bene, perché non solo è stato un grandissimo professionista, molto competente e capace, ma è una persona veramente per bene, a meno che non sia cambiato in questo periodo, una persona eccezionale, e sicuramente farà belle cose, buone cose per il Verona, perché è molto serio, è devoto alla causa e insomma colgo l'occasione per salutarlo caramente e augurandogli un grandissimo in bocca al lupo, che vada tutto bene appunto per il futuro e il Verona riesca a ottenere con lui anche appunto il grande risultato che avrebbe meritato l'anno scorso. Sfumata la serie l'anno scorso, quest'anno si è cambiato tutto, dentro Setti nuovo presidente, Sogliano direttore sportivo, insomma da uomo di calcio quale sei, qual è la tua opinione? Beh, spero che si dia la possibilità, a parte il cambio è per portare beneficio, credo, appunto fondi, e Sogliano un dirigente giovane che già ha dimostrato le sue capacità a Varese e ha già un buon curriculum. Se rimane Mandorlini, spero proprio di sì, perché ha fatto grandissime cose negli ultimi due anni, è un allenatore che ormai si è messo in pianta stabile qui, è seguito da tutti, ha grande capacità, conoscenza, spero lo si metta dall'allenatore, parlo per la categoria, a suo agio per lavorare nel miglior modo possibile, perché non è facile ricominciare, è vero che quando hai una base così può essere tra virgolette più semplice ricominciare e apportare qualcosa di integrare qualcosa nel tuo gruppo per cercare il salto, ma il contraccolpo può essere anche un pochino, diciamo così, brutto, perché poi le aspettative sono subito grandi, non come l'anno scorso, e questo potrebbe pesare. Perciò spero veramente che sia aiutato Mandorlini quest'anno, perché io ho a cuore Verona, per cui so di qualche storia, non è che sia stato molto aiutato nel suo lavoro, nell'essere sereno, nel guidare solo il gruppo, ciò che dovrebbe fare un allenatore, cioè spendere tutte le energie per il proprio gruppo. Spero che possa farlo quest'anno ottenendo il grande risultato, che è quello qua della promozione.